Dunque, sarà così strutturata questa riflessione, un giro di interventi dei relatori, poi qualche domanda da parte vostra e un giro conclusivo con le risposte e le conclusioni finali. I temi che abbiamo sentito io riavvolgerei molto rapidamente il nastro perché non stiamo parlando di un passato troppo lontano. Quando guardiamo a quello che è il passaggio che hanno consegnato le amministrative che si sono appena svolte, amministrative che hanno riportato in primo piano temi che, come dire, sulla carta non sono mai mancati, ma evidentemente in qualche modo si erano portati e questo lo dimostra il fatto che, ad esempio, Sala Milano fa la sua prima giunta in un quartiere, come dire, periferico e così anche Bologna, Sindaco Mero, la dice, gli interventi nostri, la nostra riunione sarà itinerante, cioè riagganciare un contatto diretto con chi non è andato a votare. Il tema dell'affluenza è stato il primo su cui si è riflettuto, oppure non si riconosce più in quella che può essere l'offerta o in quella che sono le personalità, se si vuole pensare a una forte personalizzazione della politica. Sembrano dire. Quindi quando sono le urne a parlare il messaggio arriva in maniera sinceramente dirompente. Se poi vogliamo provare a fare un collegamento con quello che è fatto dalla Gran Bretagna, sicuramente questo può essere confermato. Io con un'alternanza tra bolognesi e non inizierei il nostro giro di tavolo con il ragionamento che viene avanti, al quale appunto sottoporrei queste prime riflessioni sul messaggio delle amministrative. Per cominciare da qui. Sì, avevo l'onere anche di essere il primo. Per rompere il ghiaccio, il tema che poi non è anche qui anche il tema della giornata, è quello del cambiamento che stiamo affrontando e dei messaggi che vengono dall'elettorato, sia delle amministrative italiane, ma anche delle elezioni che si sono svolte in Europa da molte parti, poi ultimo il referendum inglese sulla permanenza dell'Unione. È chiaro che se è questo che vogliamo focalizzare, il tema della produttività, in questo momento della sensibilità dell'elettorato, è un messaggio che noi genericamente definiamo comunista, perché è un messaggio di disagio, di insicurezza e di paura, è un messaggio forte e non va bene da un punto di vista una semplice forma una protesta contro il sistema. Lo dico perché noi stiamo attraversando un momento di cambiamento globale, non è una questione che interessa solo l'Italia, il mondo sta cambiando, il cambiamento non si può fermare. Oggi siamo in una situazione in cui il mondo è forse globalizzato come non mai, lo è nell'economia, ma lo è nei rapporti tra le persone, nella società, nelle comunicazioni. Lo è nella capacità di scambiarsi informazioni. Questa realtà, che ha avuto altri esempi nei secoli passati di fenomeni di globalizzazione, oggi ci mette in una situazione molto diversa perché ha luci ed ombre. Ed è vero che l'affacciarsi di nuovi paesi, pensate solo 15 anni fa, cos'era la Cina in termini economici e cos'è oggi. Paesi del sud-est asiatico, per esempio, erano chiusi come il Vietnam, che oggi sono realtà importanti dal punto di vista economico e sociale. Questo cambiamento ha prodotto un beneficio globale. Tantissime persone sono uscite dalla miseria, c'è un generale incremento del livello di vita della popolazione mondiale. Però non possiamo fare finta di non sapere, di non vedere che questa realtà nell'Occidente così industrializzato, sarebbe detto un tempo, nei nostri paesi, nelle nostre realtà nazionali, nella nostra Unione Europea, produce delle polarizzazioni sociali ed economiche, scambia la forchetta tra chi ha e chi non. C'è un ritorno alla disuguaglianza che noi avevamo con il progresso dagli anni passati, con lo sviluppo
economico e sociale, avevamo attutito per 40 anni. Lo stesso concetto di Unione Europea è stato un concetto di una realtà economica e politica che ha portato nel libero scambio e nell'istituzione democratica pace e prosperità al potere. Questa è stata la vera forza di questa idea, di far progredire la pace e la democrazia e nello stesso tempo il benessere dei propri cittadini. Oggi molte persone, soprattutto le persone che si trovano in posizioni più difficili, ma anche la classe media, vedono messa in discussione la loro qualità di vita, le loro possibilità, il loro futuro. E allora nel voto emerge questa realtà. Io credo da questo punto di vista che occorra un'attenta riflessione su queste espressioni elettorali, perché ci sono due o tre punti che secondo me vanno sommati. Uno, il ruolo delle forze progressive. Noi siamo un partito di centro-sinistra, di sinistra, un partito del progresso. E cosa significa oggi essere un partito del progresso in questa condizione? Beh, secondo me significa una cosa semplice, che all'interno di queste mutazioni significa essere quelli che vogliono attutire quell'apertura, quel ritorno alla disuguaglianza e alla sperequazione che questo sistema caratterizza, cioè coloro i quali hanno attenzione per gli ultimi e perché gli strumenti che mettiamo in campo per appuntire queste differenze, per riattivare l'ascensore sociale in questo paese, in questo continente, siano effettivamente tali. Quindi non solo una questione di mercati, ma una questione di regole, una questione di strumenti di intervento. La seconda cosa che voglio dire è che forse la politica deve interrogare se stessa, perché, e non è una questione di partiti, perché oggi la rivoluzione tecnologica e digitale sta cambiando tutto, cambia l'economia, cambia il modo di produrre, cambia le relazioni sociali. Possibile che l'unica cosa che non cambia è la politica, e non è così, perché in Italia abbiamo esempi tipici di movimenti politici che utilizzano sistemi innovativi per pagare le persone. Allora c'è un tema della politica e dell'etica della politica, perché guardate, quello che è successo in Gran Bretagna è qualcosa su cui porre molta attenzione. C'è stata una campagna elettorale nella quale alcuni partiti hanno impostato la loro posizione su certi argomenti, che a posteriori si è scoperto, si sapeva anche prima, ma essi stessi a dire non erano affatto realistici. Si è stata una campagna elettorale molto forte su argomenti che erano chiaramente dei falsi. Il tema dell'evoluzione dei risparmi della Gran Bretagna sui trasferimenti e milioni del sistema sanitario nazionale inglese è tipico. Farage ha fatto la campagna dicendo quello che risparmiamo lo metteremo sul sistema sanitario nazionale, e ci hanno creduto, questo non succederà. Allora c'è un tema oggi di politica che richiede il ritorno con un'etica di correttezza a parlare con le persone, qui ho sentito il discorso delle periferie, il discorso di ritornare con la gente, ma richiede anche uno strumento adatto. Allora quando noi discutiamo di partito, quando noi discutiamo di riforma dei partiti a livello di Parlamento, interrogandoci su quali devono essere non solo i diritti delle forme associate dei cittadini, ma i doveri che essi hanno verso i cittadini, e quando noi democratici ci interroghiamo su cosa vogliamo fare del nostro partito, noi dobbiamo sapere, questa è la mia opinione, che questo cambiamento di paradigma della comunicazione politica non conclude l'esperienza del partito organizzato, richiede al partito organizzato una modifica nei suoi comportamenti, nelle sue forme comunicative, nella sua democrazia interna, nella sua discussione, ma il partito organizzato, come noi lo intendiamo, non sarà più quello che ottocentesca storia, ma continua ad essere un valore importante nella comunicazione alle persone di quello che è un messaggio politico di lungo termine. Concludo dicendo che a Bologna, lo dico onestamente, si è discusso molto se il partito, la sua. Io penso che a Bologna una delle ragioni
ragioni per cui alla fine abbiamo prevalso. È perché ancora come partito siamo presenti in questa città. Alla fine siamo riusciti a tornare a parlare alle persone, siamo riusciti durante quel ballottaggio a fare presente quali erano le criticità, e questo valore ci ha permesso di vincere anche localmente questa competizione. Allora, nel cambiamento l'idea è non essere passivi, ma affrontare il cambiamento in modo attivo per cercare di guidare il più possibile.